quanti qua dentro il cortile. Innanzitutto mi chiamo Giovanni Luciano, sono delegato di Renascita. Faccio il benvenuto in questa struttura che stiamo inaugurando, che è il Centro di Aggregazione Giovanile per l'Arte e la Cultura. Faccio un ringraziamento generale, perché qua veramente sono le autorità istituzionali presenti, le scuole, i rappresentanti delle associazioni, tutti i cittadini, veramente ci sarebbe molto da dire. Però a noi quello che ci interessa adesso è inaugurare una nuova struttura, un bene confiscato che viene destinato per una finalità sociale, culturale, per noi molto importante, che appunto noi l'abbiamo chiamato Centro di Ricreazione Giovanile per l'Arte e la Cultura. Procederemo al taglio del nastro perché ovviamente il sindaco è il padrone di casa, il bene è una proprietà del comune, è gestito dall'associazione che conoscerete, Terra Nuova, e poi dal rettore della Seconda Università di Napoli, perché sostanzialmente è l'ente scientifico-culturale per eccellenza ed è quello che ci ha curato tutta la mostra che poi vedete all'interno. È un duplice momento, quindi. Inauguriamo una struttura. Comunicarvi questo pensiero dei pochi attimi che mi hanno preceduto questo mio intervento. Io ho presieduto in questo territorio per tre anni, dal 2008 al 2011, la Corte di Assise di Santa Maria Capua Vetere. Anzi, per la verità, ho presieduto contemporaneamente due corti per la carenza dei magistrati, proprio perché ritengo che sia dovere del giudice dare una risposta. E questi sono i violini, questi sono una beffa. Sono anche convinta che una persona che si dedica all'arte, che crea l'arte, che legge, che studia, che si applica, che conosce le cose, ma che soprattutto si dedica alla bellezza dell'arte, difficilmente potrà diventare un mafioso. Ora vi dico due parole.